tempo di bilanci per la realtà torrese dedita al ciclismo fuoristrada. E quale occasione migliore se non quella per presentare le prossime gare, in programma tra settembre e ottobre, per tirare le somme di quanto fatto sino ad ora, ma anche presentare alcune novità importanti, come ad esempio il cambio di denominazione. D'ora in avanti, infatti, la società canavesana porterà il nome di Racing Team Torre SD, mentre muterà invece la voglia di far fare sport alle nuove generazioni, come del resto dimostrato dall'organizzazione del primo trofeo di cross country, specialità short track, legato al marchio Reale Mutua, che si terrà su due tappe. La prima, in calendario 2 settembre, si svolgerà in quel di Ceresole Reale, mentre la seconda è stata calendarizzata per il prossimo 15 ottobre, in questo caso proprio a Torre Canavese. Entrambe le competizioni saranno aperte alle categorie giovanissime, quindi propedeutiche non solo all'avvicinamento alle gare, ma anche alla maturazione umana e sportiva dei giovani che salgono in sella. L'obiettivo che si pone Racing Team Torre, ha spiegato nel corso dell'incontro svoltosi giovedì 13 luglio presso il Salone Polivalente il portavoce Maurizio Lazzero, è quello di proseguire nella strada intrapresa. Quanto fatto sino ad oggi, con risultati di partecipazione davvero notevoli, sono un ottimo viatico per il futuro. E naturalmente continueremo a dare spazio ai ragazzi e alle ragazze che hanno voglia di cimentarsi con il mondo della mountain bike. L'incontro, che ha visto anche la presenza di dirigenti, tecnici e famiglie di tesserati, ha visto pure la partecipazione degli amici dell'Alberg di Bosco Nero, mentre sempre nel corso dell'appuntamento è stato ricordato l'evento del 3 settembre, che si terrà nuovamente a Ceresole Reale, ovvero la competizione di mountain bike che vedrà al via atleti appartenenti alle categorie che vanno dagli esordienti sino ai Master 8, affiliati sia alla federazione che agli enti di promozione sportiva.